posso attaccarla con il fuoco. Partono all'attacco! Dritto nella scorta. Una gemma, verde come la vampa, ma dura e brillante. Potrebbe interessare a un mercante. Una macchina morta. Deve essere uno scavazzanna. Sarà stato Erend ad abbatterlo.
Il terreno è intriso d'acido. Sono stati gli scavazzanna. Quella è Aspra Catena. Joruf ha detto che lì potrò potenziare il mio arco. Potrei modificare altre mie attrezzature. Questi Oseram sono stati travolti dagli scavazzanna. Speriamo bene per Erend e gli altri dell'avanguardia. Straniera in arrivo. Quella è la salvatrice. Vuoi entrare, salvatrice? Benvenuta ad Aspra Catena. Aprite, gente. Ordini di Joruf. D'accordo. Ma per la forgia! Petra? Aloy! Che cosa ci fai qui? Finalmente posso guardare qualcosa di bello. Anche per me è un piacere. Arrivi giusto in tempo. Vieni. Io... Andare a bere è l'unica cosa che si possa fare qui. Sì, ho sentito. Le macchine, il fermo dei lavori... Quelli sono solo i problemi recenti. Ad Aspra Catena nulla funziona come dovrebbe. Giusto. Ed ecco il problema peggiore. Non siamo di qui, non ci riguarda. Gli scavazzanna riguardano tutti Ulvund. Lo conosci già? Sì. Forse è meglio discuterne davanti a una birra. Petra. Sono solo di passaggio. Vado a ovest. Oh. Devo assicurarmi che l'ambasciata a Luce Arida vada bene, poi proseguirò. Ah, ho capito. Sempre qualcosa in ballo. Beh, Rossa, è stato un piacere. Alla prossima. Petra. Ma se vuoi farti una birra fresca e due risate con un'amica, vieni alla birreria. Mi trovi lì. Ulvund sembra un tipo problematico. Forse Petra ha bisogno d'aiuto. Una cosa alla volta, devo trovare quel banco e potenziare il mio arco. Un boccale per me, un boccale per l'altro. Quasi qua. Ci troviamo sulla stessa prima volta che l'ho visto, aveva già imparato. Gli scavazzanna sono un rischio per tutti. Oh, falla finita. Sappiamo che gli scavazzanna sono qui per colpa dei cacchia. Li hanno fatti passare dai cancelli di Luceari. Quello che dici è ridicolo. Perché avremmo fatto entrare delle macchine mortali nella nostra terra? La terra è qui, onesti Oseram lavorano senza forza e senza voce in capitolo sulla gestione? Se tu firmassi la concessione. Basta fare la vaga, Lurida. Vieni un po' qui.
Ormai non succede più niente di interessante nella conquista. La conquista è conosciuta. Per questo ci inoltriamo nel vignoto fin quando i piedi ci vengono. Meglio di restarsene con gli Aldermanni a fare scintille ma senza medaglie. Chissà. Devo andare, scusa. Usa pure il banco da lavoro, se devi. È così che ho inventato la famigerata museruola di prima congresso. È vero, non fare quella faccia. Un momento. Eccoli. Lo so ancora fare. Farò vedere a quelli. Giro. Come posso lavorare con un martello conciato così? Mi tornerà utile.
Ora devo solo trovare Erend e aiutarlo con gli scavazzani. Nessuno farà niente finché non lo dice uno. Sono un colpo di genio. Il negozio è chiuso. Sì. Posso usare il banco? Io non ti fermo. Non navigo nei cammenti, ma non mi importa. Ti capisco. Devo dirlo tutte le volte. Tutte le volte. Così gli ho detto. Riparare un signori di nuovo? Che tu non mi sembri tanto brillante. Non lo venga. Quando vuoi facciamo una gara di bevute. Quello che hai è meglio da fare. Guarda, un altro Oser. Orgogliosa della nostra gente. Credo che sia il tuo giro. Non può essere un giro. Non vedi che sto provando a bere? Eh? Solo perché siete in due non vuol dire che non possa battervi. Ehi, pensavo te ne fossi già andata. Eccoti qua. Quando vuoi facciamo una gara di bevute. Un boccale per me, un boccale per l'altro me. Se ti serve una mano, dovrai finire prima. Una mano? Allora possiamo cambiare argomento. Non pensare che me lo sia dimenticato. Tra me. Io non dimentico nulla. Credo. Per la conquista! Che cosa posso fare? Ehi, Milduf! Milduf! Avevo il tuo stufato durante l'ultima escursione. Mi è bastato per una settimana. Lo sai che mi sentivo quasi più scattante di un corsiero? Goditelo finché dura. Sembra che le provviste che prepari siano miracolose. Ah, ci risiamo. Anche tu puoi avere lo sconto, ma dovrai tornare più tardi. Forse mi confondi con qualcun altro. Ti manda Ulvund? No. Oh, devi scusarmi. È che i suoi sgherri mi tormentano di continuo. Oh, ho anche consumato la mia griglia speciale. Visto che sono un po' in crisi, potresti dirmi subito che cosa vuoi? Un po' del tuo cibo? Ovviamente. La gente di Ulvund ti dà problemi? E come? Pretendono costantemente l'impossibile, ma con l'attrezzatura che uso per preparare i miei piatti non posso cucinare così tanto. Per non parlare dello sconto Ulvund che pretendono di avere. E se ti rifiuti? Io cucino, niente rogne. Come sei finito ad Aspracatena? Ho saputo di un villaggio ai confini della frontiera. Se c'è un villaggio, c'è una taverna. Cercavo lavoro. E così mi sono messo a cucinare qui.
C'era gente che non aveva mai assaggiato un vero stufato di cinghiale alle bacche. Poi, così dal niente, mi sono fatto una clientela. Merito del mio cibo. O della birra. Quel cliente ha detto che le tue provviste gli hanno dato parecchia energia. Servirebbe anche a me per il mio viaggio. Vorrei poterti aiutare. Beh, anche perché hai la decenza di chiedermelo gentilmente. Ma? Ma purtroppo non ho più la mia griglia speciale. Senza... non posso cucinare i miei piatti tipici. So cosa mi succederà quando dovrò deludere Ulvund o i suoi compari. Anche se avessi tutti gli ingredienti necessari, non potrei cucinare. Forse tu puoi trovarmi un rimpiazzo temporaneo? Che ti serve? Per gli ingredienti? Qualche pezzo di carne decente e una bella manciata di steli di Vernonia. Nient'altro. Per la griglia mi serve un pannello di metallo ondulato, finché non ne forgiano un'altra. Prova in un cumulo dei rovistatori. Segui il fiume verso nord-est. Ah, tranquilla, prima lo pulirò. Sulla via troverai cinghiali e Vernonia in abbondanza. Il tuo abbigliamento mi suggerisce che sei una brava cacciatrice. Grazie, Milduf. Darò un'occhiata. Finalmente qualcuno che sa dire grazie. Tu non farti maltrattare, chiaro? Se lo dici tu. Ho abbastanza per noi. Devo procurarmi delle carni e un pannello dal cumulo di un rivista. Sai cosa ci servirebbe? Un rilevamento della valle fatto come si deve. Cosa? La mia casa. Quei scarabocchi su un pezzo di carta sono male. Ci troviamo sulla stessa barca. Gli scavazzanna sono un rischio per tutti. Oh, falla finita. Sappiamo che gli scavazzanna... Cosa vuoi da me, Ulvund? Un qualche pagamento? Mio carissimo magistrato, credi di potermi comprare? Se vuoi sentire quel fischio, devi ordinare ai tuoi soldati di eliminare gli scavazzanna e di firmare la concessione. Pensaci. Quale altra opzione ti rimane? Ehi. Salvatrice, che tempismo eccezionale. Sarebbe possibile parlare di una questione importante per il dominio? Potremmo. Dopo. Va bene. Allora aspetterò. Allora, la salvatrice in persona. L'incubo di Derval, la rovina di Alice. Forse. Si narrano storie sulla tua bellezza e le tue gesta eroiche, mia guerriera. Ulvund il possidente, pronto al tuo servizio. Dunque, cosa ti ha spinta a lasciare le sete pregiate e il vino di Meridiana per visitare questo insediamento? La tua salvifica attenzione sarà richiesta altrove. Sono qui per l'ambasciata. L'ambasciata? Ah, per la forgia. Ah, questione di importanza ben maggiore, quindi non ti tratterrai a lungo. Il tempo di occuparmi dei problemi che richiedono la mia salvifica attenzione. Ah, gli scavazzanna, certo. Beh, dovrai sbarazzartene se vuoi che l'ambasciata abbia luogo. Bene, meglio darsi da fare. Forza, vai! Con calma. Non hai una grande opinione del magistrato? Beh, mi rifiuto di leccare i piedi di un passacarte qualunque quando i miei compagni lavoratori sono maltrattati, minacciati e soprattutto sfruttati. Molto nobile. Nobile? Boh! Sono nato col martello in mano io, e non mi sono mai piovuti regali o altre opportunità dal cielo. Tutto quello che ho me lo sono conquistato. E ora dov'è questo martello? Gli oneri del comando me l'hanno fatto mettere da parte. I Karja non se la rischiano, ma pretendono che gli Osaram mettano in gioco la propria vita là fuori. Qualcuno doveva farsi avanti e dire basta! Hai ordinato tu il fermo? Naturalmente. Siamo lavoratori, non siamo soldati. Finché i Karja non sistemeranno tutto e ci concederanno l'accordo che meritiamo, non rischierò altre vite. Accordo? Parli della tua concessione?
Non è solamente mia. È nell'interesse di tutti gli onesti lavoratori Oseram di questa terra, che si spaccano la schiena al lavoro mentre solo i Karja raccolgono i frutti. Noi chiediamo solo la possibilità di condividere queste ricchezze. Vogliamo una terra lavorata dal popolo per il popolo. Giusto. A quanto ammonta la tua parte? Ho una quantità commisurata al mio contributo a questa comunità, semplicemente. Se Aspra Catena è su Terre Karja, non dovrebbe comandare un Karja? Chi ti ha eletto? È stato il buon senso degli Oseram, ovviamente. Pensi che un Karja riuscirebbe a gestire tutto questo? Ha! Il magistrato non riesce neanche ad andare a luce arida senza perdere bulloni. Non hai alcuna autorità, insomma. La gente ti segue solo perché lo dici tu. Lo credi? Chiunque abbia seguaci ha autorità. Io sono stato ad Aspra Catena fin dall'inizio. Insomma, praticamente l'ho fondata io. E tutti sanno che sono parte integrante del suo successo. Tu hai fondato Aspra Catena? Sinceramente ne dubito. Praticamente, come ho detto. Io ne ho intuito il potenziale quando non era che una manciata di tende all'ombra di luce arida. Ho investito nella miniera, convinto alcuni amici a fare lo stesso ed eccoci qui. Si può dire che Aspra Catena è quello che è grazie a me. Oh, quindi non stai qui a guardare e a guadagnare dal lavoro altrui? Niente affatto. Ovviamente cerco di ripagare parte dei miei investimenti. Ma la mia priorità, adesso come sempre, è garantire il benessere di questi onesti lavoratori Oseram. Dov'è il fischio? Proprio al centro del paese, ma non voglio esporre Oseram innocenti ai pericoli della valle. Vado a uccidere gli Scavazzanna. Quando avrò finito, la valle riprenderà a lavorare. Se è ciò che serve. Fino ad allora continuerò a garantire la sicurezza di questa brava gente. Tieniti pronto a dare il segnale. La valle è fatto come si deve. Meglio scoprire cosa vuole il magistrato. Ha detto che mi avrebbe aspettata. Secondo te posso sapere come mai c'è una... Ah, spinta e martelli! Spero che Corben degli... Che ti è successo? Quella dannata miniera, ecco cosa. Se Ulvund rimesta ancora in quei tunnel, altri si faranno male. Quale miniera? A nord-est di Aspra Catena, la foce. L'ho detto a Corvend, dovevamo fermarci al primo crollo, ma... Ulvund minaccia di tagliarci la paga. O peggio. Che ne dici di calmarti e raccontarmi tutto? Dicevi di essere rimasto ferito in un crollo? Già, un paio di giorni fa. Così mi sono rovinato la gamba. Corvend e gli altri stavano aprendo una nuova vena mentre io ne controllavo un'altra. Dopo il botto, il tunnel in cui lavoravo è crollato. Qualche ora di sonno in più e ne sarei uscito intero. Abbiamo esagerato, la fretta ci ha puniti. E ora temi che se ricapitasse, Corvend e gli altri sarebbero meno fortunati? Ci hai azzeccato in pieno. Come mai comanda Ulvund? Le miniere non appartengono ai Karja. Prova a dirglielo se vuoi. Ha portato lui i soldi per riaprirle. Ormai sono sue. Per le fiamme. Lui dirà che gli apparteniamo anche noi. Chi è Corvend? Il capomastro. Uno dei più bravi. Sa come gestire i capi quando fanno richieste assurde. Ma Ulvund vuole cose che vanno oltre l'assurdo. Corvend fa sempre del suo meglio. Si è preso la colpa per il mio infortunio, ma è stato Ulvund a imporre i turni extra. Sembra un brav'uomo. Per questo motivo sopportiamo le condizioni difficili. Ma se la miniera diventa instabile, preferisco affrontare Ulvund che morire tra le macerie. Se capito in zona, vedo come sta la tua squadra. Mi farebbe piacere. Grazie.
so tu. Ma a me piacerebbe fare più turni notturni. Attenzione. Lo zaino è pieno, ma ho spazio nella scorta. Meglio averne un po' a disposizione. Andiamola in fretta!
Questo finisce nella scorta. Bene, ho abbastanza carne per Milduf. Devo stare attenta a non macchiarmi le mani. I dati per gli override delle macchine sono nel calderone. Devo solo trovarne uno. Lo prenderò dalla scorta se mi servirà.
rovistatori. Secondo Milduf, nei loro cumuli posso trovare un pannello. Niente pannello qui. Controllo un altro cumulo. Che profumo. Ho tutto ciò che mi serve per Milduf. Meno male, volevo un pasto decente. Scommetto che a un tintore può interessare. Non è felice di vedermi. Thank you.
viaggi succeda qualcosa. Qualsiasi cosa. Buongiorno. Ehi, sono ancora qui. Non ho mai trovato. Alla forgia! Ah, eccoti qua. Ho ricevuto un'altra visita da parte di Ulvund in persona. Ha insistito, ma ho tenuto duro. E addirittura mi sono preso la rivincita, proprio così. Racconta. Nel suo piatto ho messo 3 manciate di sale invece di 2. Da qualche parte bisogna pur cominciare. Credo di aver trovato tutto. Con tutto l'aiuto che mi hai dato, devo assolutamente sdebitarmi. Si cucina? Wow! Milduf, ti sei superato! Quando vuoi le provviste migliori, sai dove trovarmi. E se ordinerai un mio piatto, offrirà la casa. Grazie. E non dimenticare di farti valere. Non serve dirlo. Guarda caso, sto già preparando la mia prossima porzione di resistenza. Spero di rivederti. Conviene fare scorta di cibo prima di rimettersi in viaggio. E vedere cos'altro bolle nella pentola di Milduf. Va bene, spara. Cos'è questo rilevamento fatto come si deve di cui parli?